Veneta e ho veramente il piacere di guidare e accompagnare i lavori di stasera. Siamo qui per la presentazione di un programma, siamo qui per la presentazione di un progetto, siamo qui per la presentazione di persone, per la presentazione di idee e per dire che una prima scommessa è già stata vinta. Il senso di questa iniziativa, lanciare e rilanciare la politica come partecipazione, quindi non come delega attribuita alle persone semplicemente, ma come momento per stringere un patto, un impegno tra le persone. Siamo qui per rilanciare l'idea della politica come momento di consapevolezza, di trasparenza, di chiarezza, di condivisione delle scelte che vengono fatte. Siamo qui per rilanciare l'idea della politica come possibilità di innovare, innovare il modo di fare politica, innovare i temi della politica, innovare e cambiare i nomi delle persone che fanno la politica. E per fare tutto questo abbiamo lavorato tutti in questi mesi in maniera forte e il successo, beh, non so, io non è che sia abituato a misurare i successi dal punto strettamente quantitativo, però le quantità qualche cosa dicono, e direi che la condivisione di questo progetto mi sembra già da stasera molto forte e questo è un fatto veramente incoraggiante. Io chiamerei adesso qua al tavolo della presidenza man mano delle persone che daranno un contributo ai lavori di stasera e per sostanziare meglio quanto io ho detto in apertura chiamerei l'avvocato Patrizio Rovelli, docente di procedura penale, presidente del Centro Studi Falcone Ambrosoli. Voglio iniziare con quello che c'è scritto alle mie spalle: coltivare un sogno. E di questi tempi coltivare un sogno significa tanta ansia e tanta voglia di legalità che in questa città deve essere riaffermata e deve essere riaffermata soprattutto nelle sedi politiche istituzionali. Una rappresentanza di persone che si battano per la legalità in consiglio comunale, un candidato sindaco che non ha veramente nessuno scheletro nell'armadio, una persona leale, una persona di grande trasparenza, un professore universitario che ha veramente formato generazioni di studenti, di laureati, di giovani. Questo è quello, la figura intorno alla quale ci dobbiamo stringere perché la legalità venga nella nostra città riaffermata. E oltre alla legalità, la nuova politica. Una politica basata sull'impegno di tutti, sui mezzi che tutti possiamo mettere a disposizione. Io ho apprezzato moltissimo nel sito Gianni Loi Sindaco quella parte che è stata puntuale, direi quotidiana, verifica delle spese, di quello che si spende, dei soldi che si raccolgono e si spendono per questa campagna elettorale. C'è veramente, oltre a un sogno, una grande speranza, che non si sia sempre di fronte alle solite persone, ai soliti potentati, direi alle solite minoranze che si arrogano il diritto di rappresentare e di decidere per tutti. In questa campagna elettorale finalmente a Cagliari ci sarà una nuova voce, la nostra voce, la voce di Gianni Loi, la voce di tutti quelli che gli sono amici e delle forze politiche che hanno deciso con coraggio e con una grande determinazione di sostenere la sua candidatura. Io voglio ringraziare gli amici della lista di Pietro, gli amici dei Verdi, gli amici Verdi, gli amici della lista per Cagliari, perché con la loro scelta sostengono un candidato che è veramente l'alternativa per il cambiamento. Cambiamento, questo è il nome che si è individuato per questa coalizione. E questa città, questa nostra terra ha bisogno di cambiamento. Io sono emozionato nel vedere in fondo a questa nostra sala le bandiere con i quattro mori. Io ho una esperienza sardista e credo che esista in questa nostra società cagliaritana sarda un'area democratica e sardista, un'area democratica e ambientalista, un'area che si batte per la legalità
e che non è disposta a perdere i propri diritti e le proprie prerogative che qualcuno pensa di potersi arrogare e pensa di poter rappresentare per tutti. Quindi delle liste che hanno scelto come candidato un uomo che io credo che tutti dobbiamo sostenere con il massimo impegno, e Gianni Loi non ha bisogno di altre presentazioni da parte di nessuno. Allora Gianni Loi sindaco, e che tutti noi ci si possa riappropriare dei nostri diritti fondamentali e della legalità in particolare. Grazie. Grazie Patrizio, grazie per la presenza nella folla. Io chiamerei adesso al tavolo a darmi una mano a condurre i lavori, anche a intervenire poi nei diversi momenti che si susseguiranno stasera, i rappresentanti delle liste che hanno reso possibile la realizzazione di questo progetto e che appoggiano la candidatura di Gianni Loi sindaco. Quindi Ignazio Cirronis in rappresentanza dei Verdi, gli chiedo la cortesia di accomodarsi qua al tavolo. Grazie Ignazio. Stefano Marras in rappresentanza della lista Italia dei Valori. Fulvio Pilleri in rappresentanza della lista Sociale. Chiederei anche, se non lo prendo dopo in contropiede, al professor Antonio Romagnino di sedersi qua al tavolo della presidenza. Professore, è stato dirigente dell'Azione Cattolica, è un apprezzatissimo docente universitario, ma è conosciuto a Cagliari da tutti per la sua azione continua nel volontariato, nella cultura, nell'impegno. Gianni Loi.